siamo fermati dopo o prima di Pavia in autogrill perché volevamo fare uno scarico, c'era un cartello di scarico e carico. Autogrill di Stradella. Ah, ecco, sì, siamo a Stradella. No, questo fa retromarcia? Oh amore, guarda il cane. Però cioè, fa manovra, ma deve andare avanti lui. Oh, patatino, va. Si sgranchisce un po' le gambette. Cane francese. Ah, ce l'ha la faccetta, eh. Da francesino. Bello. Vediamo intanto se lo scarico funziona, perché al 90%... non c'è mai o c'è qualcuno parcheggiato, esatto, o boh. Ah, è qua. Ah, ok, e già non c'è nessuno sopra. No, bus, no, solo bus. Ah, ecco, mi sembrava strano. Faccio un altro caso. Niente, passiamo di qua, occhio a sinistra, perché i camion sono in mezzo alla strada, non ci fanno passare. Vediamo se riusciamo a beccare lo scarico da qualche parte. Se... chiusa. Fantastico. Ok, niente, non funziona. Aspetta un po'. Cosa c'è scritto? Allora, per l'utilizzo del punto camper rivolgersi all'Any Shop. Sì, vabbè, viene notte qua. Niente, andiamocene, va. Ce la portiamo a casa come al solito. No, aspetta, che la cassetta si può usare. Se io non faccio carico, posso fare. Ma siamo qua in mezzo? Ma mi fermo qua davanti, me ne frega, va da tardi. Ma non vorrei che ci fosse l'acqua chiusa. Sempre in A21 ci siamo ricordati di aver visto un cartello tempo indietro di area sosta attrezzata. C'era anche il simbolino camper una volta, quindi vediamo se riusciamo a scaricare qua. Allora, questa area di sosta bisogna uscire a Casteggio. Come si entra? Noi pensavamo di esserci persi. Sulla sinistra bisogna rientrare in autostrada. Come si rientra? Si gira a destra. C'è questa grandissima area di sosta dove c'è anche dei camion. Adesso andiamo a vedere se c'è lo scarico attivo. Può essere magari anche una buona cosa per dormire su questa strada, ci fosse nebbia o quant'altro, perché qua quando picchia nebbia non scherza. Adesso andiamo a vedere, a controllare se funziona almeno qua lo scarico. Ma passa di qua, va, che di là c'è un coso. Sulla semplicemente il posteggio dei camion. Ah, ok, questo è dei camion. Mentre invece di là c'è lo scarico. Andiamo a vedere lo scarico, c'è anche un camper laggiù, un furgone. La altezza 3,30 m. Ci siamo? Sì, ci possiamo. Oh, ogni tanto perdo un po' il senso. Ecco, questi fanno il picnic, vedi, hanno il furgone frigo. I signori fanno il picnic, ah, c'è dei camper anche. Sì. Dai, speriamo funzioni lo scarico, facciamo fare... Ah, dai, guarda quante panchine, cose, direttamente in autostrada. Lì c'è il pick-up. La menata che bisogna entrare e uscire, però c'è un parcheggio camper, lo scarico, una fontanella, vediamo se acqua funziona. Potabile. Acqua potabile. E scarico. E scarico, però solo per le grigie, mi sa. No, tutto quanto. Ah, sì. Vabbè. C'è parecchie panchine, altre fontanelle. Quindi comunque sulla 21 uscita Casteggio, rientrate, girate a destra. Carico e scarico, almeno lo scarico è abbastanza comodo. Il carico c'è la fontanella che bisogna premere, quindi è un po' così, è un po' al limite, ma all'occorrenza uno mette una cinghia, un qualcosa, insomma un po' l'arte dell'arrangiarsi, no? E può essere utile in questo caso a noi che dobbiamo scaricare prima del rientro,
Poi tanto la cassetta la lavo a casa io di solito, dopo, soprattutto dopo una settimana, 10 giorni. C'è anche lo spazio per far sgambare un attimo i cani. Né Dingo? Tutto a posto? Sì. È un po' sporco, né? Ah, non è pulitissimo, però è funzionale, dai. Eh sì, l'ho visto il rubinetto. Quello lì non ci puoi caricare nulla. Ah, ok. Perché tu schiacci, esce l'acqua, non c'è dove attaccare la gomma ed è giusto, perché comunque... La gente ci lava le cassette. Quello più sì. Però un carichino sarebbe anche comodo, è qua da qualche parte. Là c'è un'altra fontanella. Un altro bettino, magari sicuramente più pulito. Sì. Abbiamo fatto un po' di spesa, più che altro la mozzarella, perché domani sera vogliamo fare un po' di pizza. Rientro a casa è sempre un po' triste, allora ci tiriamo su. Un po' traumatico, dai. Però va bene così. Siamo ad Acqui Terme, ci siamo fermati un attimo qua alla Lidl. Ok, usciamo di là, direzione Savona, facciamo tutta la statale. Cos'è, statale? Tutta statale. Statale. Siamo arrivati, passiamo da mia mamma che ci lascia le lasagne, la cena. Vediamo un po', è già lì, sì, eccola lì. Eccoci al paesello, siamo arrivati qua a Quigliano. Abitiamo in questo ridente villaggetto alla periferia, città, sì, alla periferia di Savona. E le vacanze? E sono finite. Vabbè, dai, da come erano iniziate, io non volevo nemmeno partire, sinceramente. Per un tubetto, capito, però lo spavento è stato tanto e niente, è andata poi dopo il resto con un po' d'ansia, ma insomma è andato tutto bene, neve compresa. Va già bene.